Buonasera. In genere io cerco di essere breve alla sera perché so che la gente dopo il film non vuole dei commenti molto lunghi, forse non li vuole neppure prima, ma questa sera dovrò rubarvi qualche minuto di più per spiegarvi cosa è successo con Ribalta di Gloria. Avete visto, anzi avete sentito, che l'edizione italiana era curiosa, il doppiaggio era curioso. Perché? Perché abbiamo potuto ripescare, e avevamo soltanto questa possibilità, il doppiaggio originale dell'epoca, effettuato in America per conto del cosiddetto PWB, Psychological Warfare Branch. Durante la guerra gli americani fecero doppiare in italiano ed anche in altre lingue, credo, da attori italiani o italoamericani o da gente che stava in America comunque, dei film per il mercato europeo, e man mano che le truppe alleate arrivavano, questi film arrivavano con loro. Naturalmente molti di questi attori avevano quasi perso l'abitudine di parlare italiano e gli stessi adattamenti erano curiosi. Avrete udito questa sera dire, non so, delle frasi come "non mi passa neppure per il cervelletto", oppure "mi fa un baffo", oppure "il New York Tribune era diventato la Tribuna di New York". Comunque era questa l'unica possibilità per farvi vedere questo film, che mi pare straordinario, un documento eccezionale di ciò che poteva fare Cagney nel musical, che era il suo vero mondo d'origine. Perché era l'unica possibilità? Perché, intanto, vedete le scenografie, rivediamo Cagney in uno di questi frammenti che abbiamo visto prima, questi straordinari momenti dei suoi musical patriottici. Perché, dicevo, non c'era altra possibilità? Perché non c'era la possibilità di avere la cosiddetta colonna internazionale, cioè quella banda dove si registrano effetti, cioè rumori e musica. Non si poteva quindi doppiare il film e non si poteva, non se neppure potuto sottotitolarlo, perché il materiale arrivato dall'America, nonostante mesi e forse anni di trattative, è arrivato abbastanza tardi, non si riusciva a sottotitolarlo, operazione che in Italia ormai è molto complicata, che richiede parecchio tempo. Quindi l'unica possibilità qual era? Di ripescare il negativo, di farlo stampare in America, di questa vecchia colonna sonora, che sicuramente avrà destato stupore in molti degli spettatori più giovani e una certa nostalgia, con un misto di ironia, in quelli che si ricordano i film dell'epoca, perché molti film famosi in Italia arrivarono con queste voci. Avrete anche notato che nella colonna sonora c'era italiana, c'era qualche piccolo buco. Per darvi il film integrale ho fatto un oversound, vale a dire una voce fuori campo, nei momenti dove era necessario per farvi comprendere, fare comprendere la vicenda senza interferire troppo, cioè sostanzialmente in quell'incontro con gli studenti e in quel dialogo fra la cantante e l'impresario che cerca di persuaderla a lavorare con Cagney, cioè con Cohan. Ancora due righe di precisazione: il personaggio di Cohan è veramente esistito, come è stato raccontato nel film, forse con toni un po' patriottici, particolari, tipici dell'epoca. Il film è stato girato nel 1942, quindi praticamente subito dopo Pearl Harbor, è stato veramente un compositore, un cantante, un entertainer popolarissimo, e fu lui stesso a chiedere che Cagney lo interpretasse sullo schermo. Un'ultima annotazione. Il film naturalmente è di un regista che anch'egli è un vecchio amico del cinema americano, è Michael Curtis, e ha molte belle canzoni e alcuni brani di musical straordinari. Non abbiamo, come ho detto prima, fatto a tempo, perché sennò non saremmo riusciti ad andare in onda nemmeno questa sera, a sottotitolarli. Credo che sostanzialmente tutti siano stati abbastanza comprensibili, anche se si perdevano di vista certe battute. Vale la pena di ricordare una cosa: il brano finale della rivista in cui Cagney fa la parodia di Roosevelt era, diciamo, per l'epoca e per il personaggio, visto che lui balla e danza e Roosevelt era paralizzato da anni, un pochino irriverente. Ecco perché il racconto comincia con questa chiamata alla Casa Bianca di Cohan, il quale teme di essere in qualche modo sgridato, mentre invece viene decorato. Le battute di questa sequenza in cui Cagney parla con i giornalisti e dice sempre "è strictly off the records", è assolutamente ufficioso, cioè non riportatelo, erano evidentemente molto divertenti per il pubblico americano dell'epoca, perché egli comincia, non so, cantando e dice "questo è un mestiere magnifico per gente come Abe", cioè Abraham, cioè Abramo, che sarebbe Abramo Lincoln, "George", cioè George Washington, ed io, no? E continua a prendere in giro Roosevelt per tutta il brano,
fino all'ultima dichiarazione in cui dice invece combatteremo contro l'asse e questo scrivetelo. Naturalmente è pieno di allusioni che era anche difficile restituire senza i sottotitoli, addirittura allusioni a Eleanor Roosevelt, alla moglie, perché dice in questa casa, alla Casa Bianca, cioè si mangia malissimo, si mangia sauerkraut, e se mia moglie stesse un po' più in casa sarebbe meglio, perché Eleanor Roosevelt era notissima in America perché faceva molti discorsi, aveva una sua vita pubblica. Ecco dunque le spiegazioni doverose, perché l'operazione, bene o male, dopo molti mesi di ansia e di fatiche, è andata in porto. Avete udito una colonna sonora forse inusuale, ma avete visto questo straordinario Cagney, danzatore, ballerino e protagonista di musical. Grazie e arrivederci alla prossima post presentazione di film.